Salve a tutti ragazzi, bentornati in un nuovo video. Oggi andremo a fare un unboxing, visto che mi sono arrivati due bei pacconi, belli grossi. Vediamo un attimo insieme cosa ci riserva questo unboxing. Giornata di sole pazzesco. Ecco qui i pacchi che sono arrivati, direi belli corposi, dall'azienda Jowa. E adesso andiamo a vedere subito cosa c'è al loro interno. Allora, ci troviamo all'interno del sito di Jowa e vi faccio vedere tutti e due i set di tappetini che vedrete nel video. Li andremo a mettere nel nostro carrello. Questo è il primo e questo è il secondo. Andiamo a mettere nel carrello. Procediamo con il checkout. Potete selezionare qui tutti e due i tappetini, codice sconto Nongio per avere il 5% di sconto, che qui sono una ventina di euro. Mica male. Aprirli. Allora, nella prima confezione abbiamo il tappeto rigido in plastica rigidissima per la parte posteriore del portabagagli, e poi qui abbiamo per il frunk ed il trunk la protezione per il basso. Una piccola chicca che non si trova in altri marchi è questo, che adesso andremo a posizionare al gancio dietro, che faciliteranno non di poco l'apertura per la parte inferiore del portabagagli. Marchiato, spettacolo. Allora, iniziamo installando per primo il trunk, la parte posteriore. Ovviamente arrivano, sono un po' piegati, ma davvero dopo 10 secondi che scartate e li lasciate su una posizione piana, prendono subito la forma che devono avere. Già ho messo qui il gancetto, che è utilissimo. Oh, ok. Allora, come vedete, prende subito la posizione, non so dal video quanto si possa capire, però comunque prende la sua posizione e fitta perfettamente. Allora, ora a installare la parte più grande, diciamo, di questo unboxing, quindi tutta la parte posteriore del portabagagli. Stavo notando che ha su delle pieghe qui, ha delle bande di velcro che sono utilissime per non farla alzare, quindi si alzerà tramite il gancio solo la parte qui inferiore. Così facciamo passare il gancetto qui dentro. Questo è utilissimo perché guardate come rimane. Rimane qui, facile subito da aprire. Eccolo qui. Allora, le bande che dicevo qui di velcro, che stanno qui ai lati, stanno qui sotto, servono proprio una volta che andiamo ad alzare, vedete, rimangono ancorate al tessuto che c'è sotto, quindi rimane bello steso. Ma adesso sicuramente deve prendere qui la forma. Però davvero davvero un materiale molto tosto, resisterà sicuramente a tutti i miei maltrattamenti. Adesso passiamo alla parte anteriore, al frunk, copri frunk. Eccolo qui, sempre marchiato Jowa. Andiamo a posizionarlo così, perfetto. Adesso anche questo dovrà prendere bene la forma e io, ecco, già comunque sta alla perfezione. E qui ci ripongo io il carichino. Penso di non averlo ancora. Guarda, adesso lo apro insieme a voi. Non l'ho mai utilizzato. Sì, infatti è tutto incartato, non l'ho mai utilizzato. Speriamo di non utilizzarlo mai.
Perfetto. Allora, adesso passiamo alla parte degli interni. Io montavo i tappetini di un altro brand che erano fatti in tessuto. Secondo me, adesso che viene l'estate, sono molto più comodi questi, fatti di questo materiale così plastico e rigido, perché sono ideali per rimuovere al volo la sabbia quando andiamo al mare. Qui davvero una spirata, 3 secondi e si va. Adesso andiamo a metterli. Però cioè, calzano alla perfezione nonostante siano stati appena scartati. Cioè, guardate che spettacolo, eh? Perfetti, cioè, la texture bella rigida così da poter rimuovere lo sporco all'istante. Ora ci spostiamo e facciamo la stessa identica operazione anche per la parte anteriore. Qui stesso discorso, avevo i tappetini che erano di tessuto e diciamo che secondo me la parte estiva con il tessuto e la sabbia non era una gran cosa, una grande idea. Ed eccoli qua, cioè, come potete vedere davvero in 3 secondi l'installazione è stata terminata e nonostante siano stati scartati da davvero da 2 minuti già calzano alla perfezione. Queste poi durante i giorni che avete montato con il caldo e tutto quanto si assestano ancora meglio. Adesso andiamo alla parte del passeggero. Adesso montiamo qui la parte del passeggero. Qui vedete 3 secondi e adesso vediamo una piccola chicca. Qui vedete c'è una banda un po' in rialzata qui in rilievo, serve magari, io eviterei, cioè anche dall'altra parte, ma io eviterei di metterla dove ci sono i pedali, per bloccare un ombrello. Vedete, non si muove, quindi avete a portata di mano l'ombrello. Magari se dovete scendere subito dalla macchina e sta piovendo a dirotto, avete subito qui sotto le gambe l'ombrello pronto senza andare dietro al portabagagli. Io lo lascio sempre lì. All'interno del pacco i ragazzi di Jowa mi hanno lasciato anche queste due chicche. Allora, queste qua sono le due protezioni per la parte di areazione che sta sotto i sedili con il velcro in tessuto. Io le ho in plastica rigida, ma secondo me questa soluzione è migliore e sarà sicuramente molto più semplice installarle rispetto a quelle che ho montato io, che sono rigide e mi hanno fatto un po' tribolare. E poi c'è questa comoda, chiamiamola pochette, per mettere dentro dei fazzoletti. Il portafazzoletti che trovate in confezione va riposto qui nella parte posteriore in basso, proprio sotto al display, ed è sicuramente molto molto comodo se avete dei bambini, così avete sempre a portata di mano dei fazzoletti con quelle manacce sporche che vi toccano ovunque, si sporcano tutti i sedili e tutta la macchina. Allora, che dire, unboxing fatto, posizionamento dei tappetini fatto, video terminato? No, adesso faremo una piccola prova pratica proprio per far capire perché anche nella copertina ho scritto sono ideali per l'estate, ed è il ragionamento che ho fatto per cambiare i tappetini che avevo prima e installare questi qui nuovi così rigidi, proprio perché ho pensato che arrivando l'estate e quindi andando al mare molto frequentemente, anche perché da dove abito io è proprio a 2 passi, avrei avuto dei problemi con la sabbia. Te immaginate tappetini fatti con tessuto, quindi con una parte in simil moquette, con la sabbia si vanno a insediare proprio nelle fibre, quindi sarebbero stati molto più difficili da pulire e più rognosi. Adesso andremo a vedere come con un semplice aspiratore anche da casa, io ho portato giusto così per dimostrazione un Dyson Mini che avevo a casa, possiamo rimuovere la sabbia o comunque lo sporco in generale, sassolini o qualsiasi altra cosa, detriti, in pochi secondi, molto facilmente.
ovviamente all'autolavaggio, quelli a gettoni self service con il bidone che vi danno in dotazione, ancora più semplice perché sicuramente avrà una portata di potenza maggiore da quella che ho io oggi. Però andiamo adesso a vedere come si comporta con la sabbia, che è il nostro nemico numero uno. Adesso freccia e svoltiamo a sinistra. Allora, con il mio jet privato mi sono recato in una vicina spiaggia qui a Dubai per prelevare un campione di sabbia, vera sabbia. Dubai. E adesso andremo a fare una piccola prova su questi nuovi tappetini e a vedere il tempo di rimozione della sabbia. Una situazione, diciamo, che potrebbe succedere. Ecco, andiamo a buttare un po' di sabbia qui. Ok. Allora, ora con i nostri potenti mezzi tecnologici andremo a vedere se è più facile o no rimuovere questo tipo di sporco. Direi davvero in pochi secondi siamo riusciti a levare tutta la sabbia, diciamo un ipotetico viaggio di ritorno dal mare, dai tappetini, levata all'istante. Con la parte in moquette l'avrei vista sicuramente molto molto peggio, sicuramente sarebbe stato da smontarli e sbatterli, magari poi aspirarli e riposizionarli così direttamente agganciati, una piccola aspirata e si riparte. Let's go. Allora, una parte da non sottovalutare assolutamente, gli amici di Jowa, è che spediscono un DHL e arriverà tutto from Taiwan, senza dogana e al volo. Non è una cosa per niente da sottovalutare, perché spesso quando compriamo questi accessori che vengono dall'Asia ci troviamo poi dopo a pagare dei dazi doganali. Ci lasciamo alle spalle le bellissime spiagge dubaine e si torna verso casa. Che dire, conclusioni? Allora, i materiali sono pregiatissimi, infatti tutti e due i set di tappetini non sono proprio a buon mercato, ma diciamo che i soldi che spenderete sono ben investiti, dovete vederla come un vero e proprio investimento. Materiali davvero resistenti, di ottima fattura e non quelle classiche cinesate da AliExpress che poi hanno una puzza terribile di plastica che vi portate avanti per mesi e mesi. Questi già, cioè, messi da una mezz'oretta, privi di odore, di qualsiasi odore, e fittano già la grande con la scocca della macchina. Questa non è una cosa da sottovalutare, perché ho visto magari altri brand che servono, diciamo, dopo l'installazione svariati giorni per fargli prendere bene la forma. Questi già praticamente dopo neanche un'ora già calzano alla perfezione. Che dire, ragazzi, io vi saluto. Ringrazio gli amici di Jowa per avermi dato la possibilità di provare questi splendidi tappetini che utilizzerò tutta l'estate sicuramente. Diciamo che anche dopo la prova pratica mi hanno convinto ancora di più, anche se già ero convinto del cambio che devo effettuare. Io vi lascio in descrizione tutti e due i link per acquistare i set di tappetini che abbiamo visto oggi. Ho messo la freccia e quindi avere la possibilità anche di ricevere un piccolo sconticino del 5% con il codice Nongio, e vi portate a casa un prodotto davvero di qualità altissima. Vi saluto, ragazzi, vi invito a iscrivervi al canale, mettere un like, insomma le solite cose. Ci vediamo molto presto, per molto presto intendo molto molto presto, quindi durante sempre questa settimana. Non vi spoilerò ancora niente, ma secondo me i più furbi già qualcosa hanno intuito. Ci vediamo tra poco, ragazzi. Ciao!